L'Olmo del Capricorno, un trattato astrologico del 1720, accosta al segno astrologico del Capricorno a due qualità degli olmi, per il primo ciclo vitale all'ulmus glabra, cioè l'olmo della montagna, e per il secondo ciclo all'ulmus campestris, meglio conosciuto come olmo della pianura. Questo perché la prima parte della vita del Capricorno, che dovrebbe avere una proiezione corrispondente al ciclo zodiacale di Nettuno, che è di 29 anni e 167 giorni, è come l'ulmus glabra, cioè selvaggia, rustica e per certi aspetti violenta. Poi avviene una frattura, un taglio netto, che implica anche una maturazione psicologica. Intorno ai 30 anni, nella vita del Capricorno, c'è un colpo di fulmine. La folgore brucia il passato, ma poi tutto ricomincia. Allora il Capricorno prende contatto con una diversa realtà di vita e il suo carattere si addolcisce. Come l'olmo il Capricorno, pianta saldamente le sue radici nella terra. È robusto, per lo più longevo. Ha l'apparenza di carattere burbero, duro come il legno dell'olmo, mentre sotto la corazza di apparente rigidità e di una dolcezza e di una sensibilità meravigliose. Ricordiamoci però che queste meraviglie si scoprono per gradi, perché il Capricorno ha bisogno di grandi prove per credere negli altri e soprattutto per credere nell'amore. Alla donna Capricorno non è facile avere una dichiarazione d'amore, più innamorata e più incapace di esprimere verbalmente il suo sentimento. Ecco perché l'antica magia consigliava di donare al Capricorno e soprattutto alla donna un ramoscello di olmo con alcune foglie e fiori. Questa pianta astrale ha infatti il potere di aiutare il Capricorno a manifestare i suoi sentimenti. Una ricetta astrobotanica della metà dell'Ottocento consigliava anche di donare al Capricorno i suoi talismani verdi, un mazzolino di stramonio, di acetosa e di fiori di olmo. Si consigliava anche di conservare queste piante una volta secche in un sacchetto di tela, perché era diffusa la convinzione che esercitasse sul Capricorno effetti magici. Si credeva che lo aiutassero ad entrare e a esternare quella ricchezza che c'è nel suo cuore e nella sua mente. Alcuni cultori dell'astrobotanica consigliavano anche di regalare al Capricorno una piccola fronda di olmo raccolta in autunno con le foglie color giallo-oro, legata con un nastro verde smeraldo e con un secondo nastro nero, perché sono questi i colori magici del Capricorno, come magici sono i numeri 10 e il sabato. Se poi uniamo la magia dell'olmo alla magia dei colori, i risultati saranno eccezionali, perché avremo la potenzialità di due talismani. Non bisogna dimenticare inoltre che il Capricorno ha bisogno di spazio, di respirare all'aria aperta e di poter esercitare il suo potere. Anche qui, per meglio conoscere il Capricorno, dobbiamo osservare il suo albero astrologico. Guardate l'olmo che cresce nella boscaglia, circondato dalle altre piante, in compagnia di arbusti e di rovi. Ebbene, questa pianta manifesta visibilmente la sua sofferenza. I rami sono radi, le foglie sono piccole, misere e il tronco è umidiccio. L'uomo che cresce invece in mezzo a un prato, solo, isolato e maestoso e solenne, è pieno di vitalità. Così anche il Capricorno, mettendolo nel gruppo è appassito, dategli la possibilità di operare isolatamente e farà faville. Il Capricorno non sopporterà mai le briglie, è per natura un fuoricasta, bisogna quindi capirlo e lasciarlo fare. Commetterà parecchi errori, ma saranno questi che serviranno a mutarlo e ad ammorbidirlo. Ecco perché è stato giustamente scritto che il Capricorno è come il buon vino, invecchiando migliora. Ma non parlategli mai della vecchiaia, perché pensa di essere dotato della magia dell'eterna giovinezza e in certi casi pensa di essere anche invulnerabile. Invece è una creatura fragile, sana ma fragile. I suoi punti deboli sono le ossa e le articolazioni, e qui torna in aiuto l'olmo. L'astrologo tedesco Lander scriveva verso la metà dell'Ottocento che il Capricorno, quando arriva all'età di 40 anni, dovrebbe imparare a dormire su pagliericci di foglie secche di olmo per irrobustire le ossa. Più semplicemente, un astrologo francese, all'inizio del secolo, consigliava al Capricorno di dormire con una foglia di olmo sotto il guanciale, e questo soprattutto quando doveva affrontare qualcosa di nuovo ed imprevisto.